Buongiorno. Un nuovo giorno davanti a noi, giorno breve perché si fanno le borse, si fanno le bici che fischiano e si torna ad Arrecife, o come la chiamano alcuni, Tenerife. E si torna a casa, quindi vi faremo vedere anche come si inscatola una bici in uno scatolone. Forse. Se ne abbiamo la voglia, sì. E ci vediamo dopo quando saremo zinzillati con i gingilli. Piccole contraddizioni, è vietato campeggiare, è vietato anche bivaccare perché parco naturale, palle varie e poi si ritrovano tutte queste cose. Noi abbiamo lasciato questo schifo quando abbiamo campeggiato, bivaccato? Assolutamente no, non abbiamo lasciato niente. Bello, eh? Bravo, un applauso. Appoggia il piede giù dal pedale, sì. E siamo arrivati. La tristezza ci pervade, ci prevarica. Parole difficili. Sì, siamo tornati nel punto dove tutto è cominciato, cioè dove tutto è uscito da uno scatolone ed è rientrato nelle nostre vite prepotentemente. Adesso uscirà di nuovo dalle nostre vite e rientrerà dentro uno scatolone. Che tristezza, che tristezza. Ciao bici. Ciao bici. In cui versa questo energumeno qui. Porca troia! Che con gesti di stizza fa qualsiasi cosa ormai. Troia. Siamo praticamente sossati. Definizione del verbo sossare. Per celebrare questa nostra ultima sera qui siamo venuti al castillo e guardate che cielo che si è aperto. Un tramonto della Madonna per salutarci. Tutto bene? Tutto a posto? Il bicchiere congelato è il segreto delle Canarie, del successo delle Canarie. Si balbetta, si singhiozza, si deve anche un po' pisciare perché qua si è bevuto tantissimo. Sì, abbiamo festeggiato la fine del viaggio. Un litro di birra testa, più, vabbè, più caffè, Ronald più il rum con il mielone. Tanta roba. Aglio, peperoni. Tutta roba leggera, insomma. Leggerissima, dormiremo sonni tranquilli. Eh sì. Pensa che Russo.
Le nostre lacrime non sono sufficienti a bagnare questa terra. Abbiamo salutato le nostre biciclettine, che pesavano di meno tra l'altro, cioè la no, mia pesava 28,5 anziché 29,7, non so come abbia potuto perdere 1,2 kg. Tu stai pensando a questo calduccio che ti scalda la faccia? Dai. Dimenticatelo. Senza vento oggi. Senza vento, sarebbe stato perfetto per pedalare. Va bene, salutiamo le Canarie, mi sa che con questo, con questa clip finisce anche il video, o forse la prossima in cui vedrete la faccia del Bendo, per spaventarvi del tutto. Che emozione. Ciao Canarie, ci vediamo in Padania. Madonna.